bella e tanta cosa mi farà. Amici di Telemolise, oggi siamo a Campobasso, evento importante al Museo dei Misteri. Si ricorda Cosbo Teberino. Quest'anno sono 50 anni che la famiglia Teberino si prende cura dei misteri. In questa occasione anche la presentazione del libro di Elia Rubino, Le mani del cielo, una ricerca storico-religiosa sui misteri. Entriamo insieme in questo viaggio. Si pensa che m'ha fatto innamorare. Sospire chi ama te, oi montagnella. Liberato Teberino, oggi uno spettacolo per ricordare suo padre Cosmo e il suo impegno per la processione dei misteri. Sì, nel 1968 l'amministrazione comunale di Campobasso chiese a papà di organizzare la processione dei misteri e da lì fino a quest'anno la grande famiglia dei misteri, che non è solo Teberino ma molti amici che danno con il massimo impegno la propria opera, appunto portiamo i misteri in processione nel Corpus Domini. Quindi che cosa vedremo stasera? Ma ci sarà una carrellata di persone che porteranno il proprio ricordo per alleggerire questi momenti così di memoria, dei brani musicali ovviamente di musica campobassana, e poi interverranno le autorità a sancire questo patto che dura da 50 anni. In occasione di questa data intende riconoscere il ruolo e la funzione della famiglia Teberino per la promozione dei misteri e la conservazione. La storia che hanno fatto le persone che si sono succedute sul palchetto stanno a significare come nei tempi la custodia dei misteri si è evoluta. L'amore dei campobassani, che poi si è concretizzata tramite la famiglia Teberino nei confronti dei misteri, si è molto amplificata. Non era certamente disattenzione, ma quelli erano i tempi, quelli erano i mezzi, e però merito a chi nel corso di questi anni poi ha saputo cambiare, direi, la storia della città e anche la storia dei misteri nella volontà di dargli una continuità e soprattutto di valorizzarli. Oggi anche la presentazione di un libro, Le mani del cielo. Perché questo libro dovrebbe essere letto? Ma intanto è un'opera monumentale fatta da Elia Rubino, ha richiesto diversi anni di studio e riesce, a mio avviso, a sintetizzare la storia dei misteri dal Medioevo all'edizione 2018. Oltre a ricorrere i 50 anni che la famiglia Teberino ha preso in carico, diciamo, questa processione dei misteri, ricorrono anche i 300 anni dalla nascita di Di Zinno. Sì, è vero, il 3 dicembre di quest'anno ricorre il 300° compleanno dell'autore dei misteri. Ci sono state già una serie di iniziative ed altre ce ne saranno, e quella di stasera è una delle tante messe in campo dalle amministrazioni, dal comitato promotore, per dare degno lustro ad un concittadino meritevole. Battista, voce storica di Campobasso, questa sera il suo contributo durante il ricordo di Cosmo Teberino. Buonasera a tutti i telespettatori di Telemolise, ed è per noi un piacere essere qui stasera a partecipare a questa importante manifestazione, dove avremo il compito di allietare, proponendo qualcuna, poche purtroppo, delle tante canzoni della tradizione campobassana che sono state tramandate a noi, avendo fatto parte fin dal 1925 della famosa piedigrotta molisana, che si rifaceva un pochettino alla piedigrotta napoletana, molto più famosa ed importante, che però, ben si sa, ha influenzato tantissimo
la musica popolare campobassana in generale. E quindi stasera avremo questo delicato e per noi lieto compito di allietare e contribuire a ricordare quelle canzoni che hanno reso famosa la canzone dialettale molisana, e cercheremo nel tempo di continuare a conservare queste tradizioni per non farle scomparire, visto che sono importantissime. Insieme a me ci saranno Pierluigi Armagno al pianoforte, Franco Iacobucci al basso e eccezionalmente anche Tiziana De Santis, che ha voluto partecipare a questa manifestazione considerandola veramente importante, benché lei non si esibisca più per questo tipo di manifestazioni, però stasera ci teneva ad essere partecipe. Facciamo qualche esempio, quali canti proporrete stasera? Allora, le canzoni sono diverse. Per cominciare una piccola introduzione di Montagnella de Campoascia. Logicamente la Montagnella per i campobassani è la montagna del castello Monforte, che di qua non riusciamo a vederla soltanto per i palazzi che chiaramente hanno invaso la città, però sono il simbolo della nostra città e quindi ogni campobassano ha il piacere di poterla vedere da lontano perché si sente di nuovo a casa. Quindi questa Montagnella che ci rappresenta tutti. Poi mano a mano faremo altre canzoni, quale la canzone Velenosa, che fa parte di un trittico, che è una delle poche che cita i misteri. Quando un giovane innamorato e deluso, perché forse lasciato dalla sua fidanzata, le dice che praticamente lei si vestirà sopra i misteri, con così come sta la tunzella, che è un simbolo di trasgressione. Ecco, forse una delle poche canzoni, non ne conosco altre io, che citano i misteri. Poi il resto faremo anche la famosissima Mulise di Aldo Ricciardi, canzone che ritengo stupenda e che sono onorato di cantare insieme a Tiziana, e Mulice Terra Cara, è una delle classiche del papà di Pierluigi Armagno, Tonino Armagno, il compianto Tonino Armagno, che è storia per le nostre tradizioni. Hanno già detto che chiude una sera, che sa figliola se cagna de cera. Oi, nenna, nenna, ne, ride che tutta ma bada per te. Elia Rubino, lei è autore della ricerca storico-religiosa Le mani del cielo. In poche parole, diamo un senso a questo libro. Tre anni in poche parole, è un libro che vuole riraccontare la storia dei misteri, partendo dal presupposto che i misteri sono una grande famiglia che insieme per tanti secoli hanno costruito un evento straordinario. Un evento straordinario che oggi si celebra dedicando questo momento e anche il libro alla famiglia Teberino. Lo scoprirete leggendo il libro perché. Da quali elementi è partito per questa ricerca? È una ricerca di dottorato, io ringrazio l'Università del Molise che mi ha dato questa opportunità. Si rileggono e anche si leggono documenti nuovi dell'archivio, degli archivi, delle curie di archivi benedettini, e anzi ci tengo a ringraziare particolarmente Elisabetta D'Onofrio che mi ha aiutato tantissimo in questa fase della ricerca storica. E poi si leggono i giornali, si leggono i filmati, si leggono le foto per ricostruire i misteri di Campobasso. Oggi il ricordo di Cosmo Teberino. Beh, io lo conosco da quando avevo 5 anni perché abitavo a Sant'Antonio Abate e lo ricordo come un grande cuore che ogni volta fa emozionare, e appunto a lui è dedicato, ripeto, il libro, perché probabilmente, leggendo il libro lo capirete, senza di lui e senza tanti altri della famiglia, della grande famiglia dei misteri, oggi non avremmo più, e non esagero, non avremmo più questi quadri viventi.